pomeriggio amici sportivi e tifosi del Giugliano e benvenuti a Gladiator Giugliano, nona giornata di campionato Serie D Girone G. E si parte con il... che si fa vedere ancora Cerone, la mette su Gladestoni, Cagliazzo, poi Cerone la va a mettere sul secondo palo, c'è liberissimo, scareggiola al palo! Fa vedere poi De Rosa, va all'indietro da Cerone che la rimette in aria di rigore, poi sgariggiolato ci arriva e poi spaccata Gladestoni la parata. L'amoroso di Ciampi, Gladestoni, salto avversario, va da Scaringella che calcia la parata di Merola. Cerone col sinistro, sempre lui, parte Cerone, colpo di testa, pallone fuori di Biasiol. Va dal numero 3, Cerone. Va da Rizzo che ha spazio, potrebbe anche andare in porta, attenzione Rizzo, calcia col destro, la parata di Merola, poi Scaringella, pallone che resta all'incredibile. Corta questa rimessa, attenzione Esposito, poi si gira, Vitiello la mette dentro, spazza, poi Scaringella di testa, ma termina qui la prima frazione di gioco, Gladiator 0, Giugliano 0. Si parte con il... Attenzione, vediamo Pozziello va a chiudere su Strianese, attenzione che c'è spazio per Marzano, e potrebbe anche calciare da lì, deviato, Baietti, salva. Chiere Mateng, pallone dentro, colpo di testa, Chiere Mateng, Giovanni, Chiere Mateng, 1-0 Giugliano, incredibile, appena rientrato, segna un gol pesantissimo. Giallo-blu in vantaggio. Gladestoni dentro, il colpo di testa, c'è il 2-0 di Pozziello, raddoppio del capitano, e adesso va a esultare suo fratello Raffaella, praticamente clamoroso questo anticipo del numero 24. Gladestoni prova a calciare, Merola va di prima a cercare Ceparano, e termina qui anche la seconda frazione di gioco, Gladiator 0, Giugliano 2. Da Pierpaolo Milone è tutto.